18.35 è il momento dell'informazione su TV 2000, terzo giorno di tensioni e violenze in Cisgiordania e Gaza dopo la decisione annunciata mercoledì scorso da Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Si aggrava il bilancio complessivo degli scontri, 4 morti e oltre 750 feriti e la protesta non si ferma. La cronaca di oggi con Maurizio Dischino. A Gaza City, a Khan Yunis, è il giorno dei funerali dei due palestinesi ritrovati morti questa mattina a nord della striscia di Gaza, dove ieri sera l'aviazione israeliana ha bombardato obiettivi di Hamas. Nell'enclave palestinese si scava anche tra le macerie delle case colpite ieri dalle forze israeliane, le quali hanno risposto pesantemente ai lanci di razzi palestinesi, uno dei quali è caduto a Sderot in Israele senza fare vittime. Sale così a 4 il bilancio dei morti in 3 giorni di scontri tra israeliani e palestinesi, circa 1000 i feriti. La nuova ondata di violenza in Medio Oriente è stata innescata dalla decisione del presidente americano Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. L'annuncio di mercoledì della Casa Bianca ha infatti scatenato nei palestinesi la chiamata alla terza intifada, che sta avendo dure ripercussioni nella striscia di Gaza in Cisgiordania. Betlemme, Ramallah, Hebron, Gerusalemme Est e Tulkarem oggi sono stati i fronti più caldi. A Gerusalemme la polizia israeliana ha disperso i dimostranti palestinesi con agenti a cavallo dopo aver sparato lacrimogeni tra la gente. Il metodo Trump in Medio Oriente è stato condannato dalle Nazioni Unite, soprattutto da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Svezia, che ieri hanno presentato un documento congiunto al Consiglio di sicurezza convocato d'urgenza. Italy's position on Jerusalem remains unchanged. Siamo in disaccordo con una scelta che non è in linea con le risoluzioni dell'ONU e non è di aiuto alla prospettiva per la pace nella regione, si legge infatti nella dichiarazione sottoscritta dai 5 paesi. La tensione in Medio Oriente sta scatenando reazioni anti-americane non solo nelle capitali di diversi paesi arabi, ma anche negli Stati Uniti. Ieri infatti la comunità musulmana ha manifestato a New York e a Washington, in segno di protesta, ha pregato davanti alla Casa Bianca, proprio di fronte a chi ha scatenato la collera palestinese. Gerusalemme come città aperta, dove le 3 religioni monoteiste hanno imparato a convivere in pace, un equilibrio che la decisione di Trump rischia di far saltare. L'unico spiraglio resta una paziente opera di mediazione. A dirlo è padre Ibrahim Faltas, che già è riuscito una volta a mediare tra israeliani e palestinesi. Lo ha intervistato il nostro inviato Vito De Torre. Scontri e proteste in tutta la Palestina, mentre la diplomazia internazionale è al lavoro per scongiurare una china pericolosissima che porta ad una nuova intifada. Così si presentava questa mattina a Gerusalemme dopo la battaglia di ieri. Tutto sembra scorrere come sempre. In realtà la ferita causata dall'annuncio di Trump è ancora aperta. Il processo di pace ha subito un colpo tremendo. L'unico spiraglio adesso è una paziente opera di mediazione. Lo sa bene padre Ibrahim Faltas. Nel 2002 è stato il punto di contatto tra Israele e Palestina durante l'assedio alla Basilica della Natività di Betlemme. Grazie al suo prezioso lavoro fu scongiurato un bagno di sangue. Oggi come allora la Chiesa Cattolica potrebbe essere il punto d'incontro verso la pace. Da soli, io dico, per il problema di Gerusalemme, palestinesi e israeliani da soli non ci arrivano, ma hanno bisogno di una terza parte. La terza parte deve essere la comunità internazionale. In questo momento devono approfittare anche fare pressione per risolvere il problema di Gerusalemme. Padre Ibrahim ci mostra Gerusalemme Ovest, israeliana, e Gerusalemme Est, dove vivono 200.000 arabi musulmani e cristiani, sede della moschea di Al-Aqsa, del Santo Sepolcro. La dichiarazione del presidente vuol dire che questo popolo non esiste, che non c'è questo popolo. E per questo sono arrabbiati, hanno ragione di questa rabbia. Gerusalemme, questa parte, io dico che questa parte, Gerusalemme Est, è la chiave di ogni guerra, è la chiave di ogni pace. Gerusalemme deve essere per le tre religioni, deve essere aperta a tutti e di tutti. Non si può dire questa città degli ebrei o dei cristiani o dei musulmani, deve essere per tutti e tre.
e deve essere il modello della convivenza tra le tre religioni. Rimaniamo in Medio Oriente con l'annuncio fatto oggi dal primo ministro iracheno che, parlando alla TV di Stato, ha dichiarato la fine della guerra e la vittoria sull'ISIS. Nel pomeriggio le forze governative hanno liberato dalle milizie del sedicente Stato Islamico anche l'ultima regione rimasta sotto il controllo delle bandiere nere. Federico Plotti. La guerra contro l'ISIS è finita. Il nostro esercito ormai controlla tutto il confine occidentale tra Iraq e Siria. Il califfato qui da noi è stato sconfitto. Si apre con queste parole perentorie la conferenza stampa indetta dal primo ministro iracheno Haider al-Abadi. Daesh in Iraq non fa più paura, anzi non c'è più, perché è stato spazzato via dalle forze governative dopo più di 3 anni di sanguinose battaglie, comunica fiero il governo iracheno. Nelle ultime settimane si sono susseguiti gli annunci della liberazione delle principali città occupate dall'ISIS. Prima Tal Afar, poi Hawiya e infine Mosul, la capitale designata del sedicente Stato Islamico, da cui il 9 giugno del 2014 al-Baghdadi pronunciò il sermone con cui annunciava la rinascita del califfato. Quelle parole, quel tempo, sembrano ormai un ricordo, ma adesso, nonostante la vittoria sul campo, l'Iraq libero dall'ISIS dovrà impegnarsi con tutte le sue forze in un'altra dura e difficile lotta, quella contro il terrorismo e contro l'ideologia jihadista, ancora molto forte e radicata nel paese. Anche oggi le cronache parlano di un ennesimo attentato. 2 civili sono morti e 10 sono rimasti feriti alla periferia di Baghdad in seguito a 2 diversi attentati dinamitardi. Storie di ordinaria quotidianità in un paese in cui, per atti terroristici, vengono uccise almeno 3 persone al giorno. Solo nel mese di novembre, secondo le Nazioni Unite, il terrorismo di matrice jihadista ha ucciso 117 persone, ferendone quasi 300. Ed è proprio dal Medio Oriente e da una parte del Nord Africa che fuggono migliaia di uomini, donne e bambini alla ricerca verso l'Europa di un futuro migliore. Migranti spesso in fuga da guerre e carestie, dei quali oggi è tornato a parlare anche Papa Francesco, ricevendo questa mattina in udienza le missionarie del Sacro Cuore di Santa Francesca Cabrini. Una missionaria attuale, ha detto, attenta alle necessità dei tempi. Leonardo Possati. La realtà dei migranti a cui Santa Francesca Saverio ha dedicato tutta la sua vita si è evoluta ed è più che mai attuale. Nuovi volti di uomini, donne e bambini segnati da tante forme di povertà e di violenza stanno di nuovo davanti ai nostri occhi e attendono di trovare sulla loro strada mani tese e cuori accoglienti come quelli di Madre Cabrini. L'esempio di una vera vocazione capace di dimenticare se stessa per abbandonarsi pienamente all'amore di Dio. Incontrando le missionarie del Sacro Cuore di Gesù in Sala Clementina in occasione del primo centenario della morte di Santa Francesca Cabrini, il Papa ha voluto mettere in luce il carisma e lo zelo di questa donna che voleva evangelizzare la Cina ma accettò con gioia il disegno diverso che Dio aveva pronto per lei, gli Stati Uniti. Suo carisma è di un'attualità straordinaria perché i migranti hanno bisogno certamente di buone leggi, di programmi di sviluppo, di organizzazioni, ma hanno sempre bisogno anche e prima di tutto di amore, di amicizia, di vicinanza umana. Hanno bisogno di essere ascoltati, guardati negli occhi, accompagnati, hanno bisogno di Dio, incontrato nell'amore gratuito di una donna che, col cuore consacrato, ti è sorella e madre. Una madre coraggiosa, capace di mettere a rischio la propria vita pur di stare vicina a coloro che il Signore le ha affidato, migranti e poveri che dall'Europa cercavano una vita nuova in America. Sostenuta dalla sua unione con Cristo, in pochi anni creò dal nulla 67 opere tra asili, scuole, collegi, ospedali e orfanotrofi. E per combattere contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oggi Italia e Libia hanno messo in campo un nuovo strumento, un comitato congiunto composto da guardia costiera, procuratori ed intelligence di entrambi i paesi. Ma la fuga dai paesi non si ferma. Alessandra Camarca.
Italia e Libia hanno siglato un accordo per la creazione di un comitato congiunto per combattere contrabbandieri e trafficanti di esseri umani. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal governo di accordo nazionale libico al termine dell'incontro tra il premier al-Sarraj e il ministro dell'interno italiano Minniti. Il comitato sarà composto da rappresentanti della Guardia Costiera Libica, dall'Agenzia per l'immigrazione illegale, dal procuratore generale dell'intelligence libica e dalle loro controparti italiane. Durante l'incontro con Sarraj, Minniti ha elogiato gli sforzi fatti dalla Guardia Costiera Libica, che ha tratto in salvo 80.000 migranti. Ed è di ieri la notizia di due nuovi salvataggi ad opera della Guardia Costiera Libica, che ha potuto trarre in salvo 209 migranti, tra cui 23 donne e 28 bambini, a bordo di due gommoni al largo di Tripoli. Sulla prima imbarcazione c'erano 48 migranti e nel secondo natante oltre 150, racconta questo ufficiale della Guardia Costiera Libica. Nuovo sbarco anche in Italia, nel porto di Pozzallo, dove sono arrivati 78 immigrati a bordo della nave Olympic Commander inserita nel sistema Frontex. Tra di loro 58 uomini di nazionalità tunisina e algerina, oltre ad una donna e diversi bambini. 6 migranti con evidenti segni di disidratazione e ferite sono stati presi in carico dai medici dell'azienda ospedaliera di Ragusa. In Italia, a Como adesso, in circa 10.000 sono scesi in piazza dando vita ad un corteo antifascista organizzato dal centro-sinistra. Un modo per rispondere alle intimidazioni fatte la settimana scorsa da alcuni skinhead, sempre a Como, nella sede di un'associazione pro-migranti. Si chiude così una settimana complicata sul fronte politico, anche se quella che si apre non sarà da meno. Augusto Cantelmi. Il centro-sinistra in piazza contro il fascismo. In più di 10.000 persone hanno partecipato a Como all'iniziativa organizzata dal PD dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione di un'associazione impegnata nell'accoglienza di migranti. Manifestazione che arriva anche a 3 giorni dal blitz di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica. Al raduno antifascista di Como hanno preso parte, tra gli altri, il segretario del PD Renzi, la presidente della Camera Boldrini e ministri Del Rio, Pinotti, Fedeli, Orlando e Madia, presente anche la Camusso. Critiche invece sono arrivate dalle altre forze politiche, per le quali si è trattato di una iniziativa di parte. Mentre domani il leader della Lega Salvini è atteso a Roma per una manifestazione a Piazza Sant'Apostoli contro l'immigrazione. E in un clima da campagna elettorale incentrato soprattutto su temi che riguardano immigrazione, accoglienza e iniziative xenofobe che occupano sia a destra che a sinistra l'agenda politica, si va verso le battute finali della legislatura. Alla Camera si potrebbe riaprire la partita sui vitalizi con PD e 5 Stelle, che hanno presentato emendamenti per inserire il disegno di legge Richetti nella manovra. Difficile, tuttavia, un esito positivo al tentativo di recuperare in tempo il provvedimento sui vitalizi, escluso dal calendario di Palazzo Madama. E sempre al Senato non dovrebbero esserci problemi, invece, almeno sulla carta, con una maggioranza abbastanza netta fondata sull'asse PD 5 Stelle per ottenere il via libera definitivo atteso per giovedì al biotestamento. E si celebra oggi la giornata mondiale contro la corruzione. Combatterla, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è una delle priorità del Paese e si combatte, ha aggiunto, solo con l'impegno di tutti. Barbara Masulli. È una piaga che segna la politica, la sanità e i cittadini. Quasi l'8% delle famiglie del nostro paese negli ultimi 3 anni, secondo l'Istat, ha subito la corruzione in prima persona, ad esempio attraverso richieste di denaro, favori o regali in cambio di agevolazioni. E proprio oggi, nella giornata contro la corruzione, arriva il monito di Sergio Mattarella per combatterla. Serve l'impegno di tutti, ha detto il capo dello Stato, delle istituzioni centrali e locali, di ciascun cittadino, dei soggetti economici e sociali. Il Presidente della Repubblica ha poi ricordato l'impegno del Parlamento nelle elaborazione di leggi dirette a realizzare questi obiettivi, perché la corruzione rappresenta un fattore di rallentamento della competitività e della produttività e danneggia gravemente il sistema economico. È un tema culturale che riguarda il contrasto alla corruzione, che è un tema che richiama certamente il ruolo delle istituzioni pubbliche, ma anche il tema dei singoli cittadini. Troppe volte noi abbiamo visto comportamenti di connivenza
che in qualche caso rischiano di diventare complicità. E tutto sommato la corruzione finisce per essere un furto di risorse pubbliche che viene avvertito come meno grave proprio perché si pensa che le risorse pubbliche sono di nessuno. Lo scatto civico che chiede il Presidente della Repubblica è lo scatto civico di chi invece porta a ritenere che il bene pubblico sia molto più importante del bene privato, perché è vero, non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutti. Solo nel settore sanitario, e quanto emerge dall'ultimo rapporto della rete europea contro le frodi e la corruzione, la quantità di risorse sottratte dalla corruzione è stimata in Italia in 6 miliardi di euro. Sembrava tutto pronto per i rimborsi, invece a quasi due mesi dall'esplosione del caso sulla tassa dei rifiuti gonfiata, molti comuni italiani non sanno come calcolarli e peggio ancora come finanziarli. Sentiamo Fabio Bolzetta. Riconosciuta la Tari gonfiata, i rimborsi stentano ad arrivare. Il caso era scoppiato quasi due mesi fa. In seguito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva riconosciuto come illegittima la quota della Tari pagata sulle pertinenze degli immobili, come garage e cantine. Bene dunque, e invece i cittadini che attendevano i rimborsi restano ancora a bocca asciutta. Due gli ostacoli più ingombranti. Anzitutto, la non chiarezza su come calcolare le somme da restituire. In seconda battuta, e non di poco conto, è il problema di come coprire i rimborsi, visto che la tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento. Tuonano le associazioni dei consumatori. Per l'ADUC non hanno interesse a muovere nulla i comuni, che sperano che la questione cada nel dimenticatoio. Non ha interesse il governo, continua, tanto più che siamo a fine legislatura e di rimborsi, per quanto ne sappiamo, non c'è traccia. E intanto incombe un'altra incognita. Il rimborso, infatti, ricorda l'ADUC, può essere chiesto entro 5 anni dal versamento e, considerato che molti comuni hanno commesso l'errore di calcolo anche per la TARES, applicabile nel 2013, la scadenza dei 5 anni è alle porte e dunque già nel 2018. Ora invece è il momento di raccontarvi la storia di Rodolfo Spagone, 60 anni, un senza tetto di Torino, morto qualche giorno fa. Rodolfo fu il protagonista di un documentario che raccontava proprio il dramma della povertà. Lui era uno dei tanti senza dimora che nel film moriva di stenti per la strada. Un invisibile, non così però, la sua morte. Silvio Vitelli. Gli amici di Rodolfo, clochard come lui, raggiungono l'ospedale di Torino per partecipare al suo funerale. È la sceneggiatura del docufilm Al di qua, girato 2 anni fa. Oggi quelle stesse persone hanno ripetuto il copione, ma questa volta non per il grande schermo. Era una persona sempre socievole, generosa, e lo voglio bene pure che se ne andò al cielo. E cos'è quello spazio vuoto lì vicino al bancomat? Ecco la casa, se così si può dire, di Rodolfo, lo sportello ATM dell'ospedale. Rodolfo era il protagonista della pellicola, nella quale moriva di stenti. Esattamente ciò che è accaduto nella realtà e quello che ha avuto luogo oggi era il suo vero funerale. Era una persona che si rideva, si scherzava, superando la nostra umiliazione, diciamo, via, che è un'umiliazione, comunque. So che poi era andato al dormitorio, io so che era 19 anni che era fuori casa, dunque che dormiva qui in ospedale. Proprio così, ironia della sorte, è morto pochi minuti dopo aver finalmente trovato un tetto. Corrado Franco è il regista del film. È volato da Los Angeles, dove si trovava, a Torino, per il suo addio a Rodolfo. Ho i loro sguardi dentro di me e allora ho fatto questo per loro, ho lavorato fino a ammazzarmi di lavoro perché siamo noi, perché tutti noi possiamo fare questa fine oggi e questo non deve succedere. Avrei voluto trovare una casa e non ce l'ho fatta. Se trovavo una casa a Rodolfo, forse Rodolfo non sarebbe morto. Credo nell'aldilà. La morte è una cosa che è normale. Dopo passata l'età, uno, non lo so, si sente stanco, boh. Da
Da oggi a Medjugorje si possono organizzare pellegrinaggi ufficiali da parte di diocesi e altre istituzioni cattoliche. Lo ha affermato in un'intervista l'inviato speciale di Papa Francesco per la pastorale. I particolari nel servizio. A dare la notizia, Monsignor Henrik Koser, inviato speciale della Santa Sede a Medjugorje, proprio ieri il Papa ha accettato la sua rinuncia all'incarico di arcivescovo di Varsavia per limiti di età. Dunque, da oggi il prelato è a tempo pieno dedicato alla cura pastorale nella cittadella delle presunte apparizioni. Il presule ha rilasciato un'intervista all'edizione francese di Aleteia, sito specializzato in informazione religiosa, nella quale dice testualmente che il culto ora è autorizzato, non deve più svolgersi di soppiatto, e dunque diocesi e altre istituzioni possono organizzare pellegrinaggi ufficiali. Il precedente decreto non è più in atto, ha concluso. Monsignor Koser si riferisce alla cosiddetta dichiarazione di Zara, nella quale i vescovi jugoslavi nel 1991 non proibivano i pellegrinaggi privati, ma assumevano direttamente, cioè come conferenza episcopale, la cura pastorale dei pellegrini. Nel 96 il cardinal Bertone, allora segretario della Congregazione per la Fede, chiarisce che i pellegrinaggi ufficiali non potevano perciò essere organizzati né a livello parrocchiale e nemmeno diocesano. Ora, dopo l'arrivo di Monsignor Koser, le cose sono cambiate, ben inteso, non vuol dire in alcun modo che ci sia stato un pronunciamento rispetto alla soprannaturalità delle apparizioni, come alcuni titoloni di giornale oggi puntano a far credere. Semplicemente Monsignor Koser, stando a quanto riferito, riconosce il valore spirituale ufficiale del luogo, dove copiose avvengono conversioni e visite dei pellegrini. Il pronunciamento finale sulle apparizioni, però, spetta sempre al Papa e, conclude Monsignor Koser, sarebbe anche imminente. Si deve continuare a investigare questo. In Cina adesso per una bellissima storia, quella di una bambina abbandonata nel 1995, 5 giorni dopo la nascita. I genitori erano troppo poveri per poterla mantenere, però dentro la culla lasciano un biglietto, c'è scritto «Incontriamoci qui tra 20 anni sul ponte della nostra città». Come è andata a finire? Ce lo racconta Nicola Ferrante. Incontriamoci tra 20 anni sul ponte rotto di Hangzhou nel giorno di San Valentino. Molto più di una promessa. Lei è Kati e ha 20 anni. È di origini cinesi ma è cresciuta negli Stati Uniti. Questi sono Ken e Ruth, i suoi genitori. L'hanno adottata quando Kati aveva 5 giorni e questi invece sono i genitori biologici di Kati, mamma Kia e papà Xu. 20 anni fa avevano già un bambino e la legge draconiana del figlio unico imponeva l'aborto per i figli successivi, ma loro volevano che la piccola Kati vivesse. Così nascondono la gravidanza, papà Xu aiuta mamma Kia a partorire in casa e il giorno stesso della nascita mettono la figlia in una cesta e la abbandonano in un mercato della frutta con un bigliettino su cui è scritto «Incontriamoci tra 20 anni sul ponte rotto di Hangzhou nel giorno di San Valentino». Dopo 20 anni, grazie a un reality show della BBC in onda questo fine settimana, Kati ha riabbracciato i suoi genitori naturali. Proprio nel giorno dello scorso San Valentino e proprio sul cosiddetto ponte rotto di Hangzhou. E questo è l'incontro con la madre che le corre incontro, le si getta al collo e dice: figlia mia, tutti questi anni senza potermi prendere cura di te, potrai mai perdonarmi? Il telegiornale finisce qui, tutti gli aggiornamenti, l'informazione, il prossimo appuntamento alle 20:30 questa sera. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.